banche tedesche, delle banche francesi e anche di qualche banca italiana. Stanno distruggendo e affamando la Grecia e si apprestano ad affamare e distruggere anche l'Italia, il Portogallo, la Spagna, tutti i paesi più deboli dell'Europa. In nome della centralità delle banche e dei governi che le esprimono. Di nuovo costretti dopo pochi mesi a presidiare di nuovo l'ambasciata greca, perché? Beh, questa volta vogliamo semplicemente portare solidarietà al popolo greco che in grande maggioranza sta dicendo di no al nuovo massacro sociale che gli viene imposto dall'Europa, dalla Germania, dalle banche e che purtroppo c'ha un Parlamento e un governo di servi, in gran parte di servi delle multinazionali che si apprestano probabilmente a dire di sì a quello che è un massacro terribile. Leggere le misure che chiede l'Europa sono da criminalità economica. Io mi auguro che prima o poi ci sia la possibilità di mandare in prigione i criminali che in Europa stanno affamando la Grecia per dare un esempio anche a noi, a tutti i popoli. Quindi questo è solo l'inizio. So che oggi in Italia si fa fatica a mobilitarsi, però bisogna ripartire perché dopo la Grecia c'è il nostro massacro, c'è il massacro nostro, veniamo dopo. Noi diciamo no alle politiche di austerità dell'Unione Europea, diciamo no al taglio dei salari. Pensate, in Grecia hanno chiesto 15.000 licenziamenti del pubblico impiego, hanno chiesto ulteriori tagli alle pensioni, hanno chiesto il taglio della tredicesima. Insomma, la gente deve fare la fame per poter soddisfare gli interessi delle banche.